Lei ha vissuto quel magico periodo, ma soprattutto ha vissuto Manu Ginobili. Un ricordo di Manu, bello, perché lui lei ne avrà tanti. Sì, ci sono tantissimi ricordi da ricordare. Il primo, quando è arrivato, che già l'avevo accennato, qua io l'avevo scambiato per Rigadò. E poi bisogna dire che quando ho incominciato a conoscerlo, che è stato una persona eccezionale. Si allenava in continuazione, non voleva sapere niente. Gli ho dovuto lasciare le chiavi della cesta dei palloni, tutto. In qualsiasi ora lui andava ad allenarsi. Poi ci sono altri ricordi che in questo momento sono un po' d'emozione, sì. Parlare di lui è una cosa eccezionale. Comunque, l'abbiamo rivisto e siamo contenti tutti.